da sponda genovana che da sponda napoletana. Parte in questo istante la partita, la gara con il Napoli, quindi che ha il possesso. Zuniga sulla sinistra che va da Inler, servizio indietro per Insigne che sbaglia l'appoggio, ma ci pensa il colombiano, ancora Zuniga a recuperare il pallone che sbaglia l'appoggio verso il centro. Pandev recupera, stoppa con il petto, allarga bene sulla sinistra per Insigne che prova a partire, lo insegue Calaiò, non commette fallo, il servizio è per Pandev, la palla è lunga, sbaglia poi Kučka, Pandev può proseguire il tiro, gol 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 Pandev, Doran il macedone porta in vantaggio il Napoli con un tiro tranquillo, spiazza Perin e mette il pallone in rete al 13° minuto e 43 secondi. Il Napoli è in vantaggio qui a Marassi, grave svarione di Kučka che regala palla a Pandev che questa volta non può sbagliare e porta in vantaggio gli azzurri, la curva esulta, Napoli quindi che sblocca il risultato dopo meno di un quarto d'ora e vince per una rete a zero. Va il tecnico a congratularsi con la sua squadra, Benitez è davvero soddisfatto, Pandev riesce quindi a sbloccare il risultato e a portare il Napoli sull'1-0. Sbaglia Zuniga, no, il passaggio è perfetto, sembrava quasi che se ne stesse impossessando Gilardino, invece è Berami che si sposta quindi a destra. In posizione più centrale c'è Caglion, raso terra per Pandev, il controllo per Insigne, Duvan, non ci arriva ancora Pandev, in aria il tiro, gol 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 e segna Goran Pandev, scatenato più che mai in area di rigore, grande azione, gran servizio per il macedone che non può sbagliare e dopo 24 minuti e 20 secondi il Napoli si ritrova sul 2-0 e di burro la difesa rosso-blu col movimento di Duvan e le percussioni di Insigne, ne approfitta quindi Goran Pandev, autore di una personalissima doppietta che dà sicuramente maggiore sicurezza al Napoli che vince per 2-0. Il Napoli giochi, siamo ormai a 10 secondi dal termine, servizio ancora per Higuain, Caglion che se l'allunga troppo e quindi Portanova va a chiudere probabilmente l'ultima azione offensiva del Napoli, c'è il fischio, l'esultanza dei 5.000 napoletani. Vince 2-0 la squadra di Benitez. Noi ci fermiamo ma qualche istante, poi ritorneremo ancora per il commento definitivo qui dalla tribuna stampa del Marassi. A voi.